Buongiorno, oggi sono già in maneggio perché era tardissimo, sono corsa da Puffins, oggi dressage, quindi ora ci prepariamo e vi porto con me in questo vlog di fine sessione perché mi manca l'ultimo esame di questa sessione. Proviamo per la prima volta il set che ho preso a Fieracavalli, marrone, perché non l'ho ancora mai messo, quindi oggi lo proviamo insieme. Cavolo, è proprio là in fondo, poverino.
Oggi veramente top, lezione top. Abbiamo fatto dressage e degli esercizi sull'equilibrio del cavallo e le partenze al galoppo dall'equilibrio della flessione. È stato difficile, però devo dire che l'abbiamo fatto bene. Ora mangio un po' di tacchino e finocchi. Sembra che in tutti i video che faccio mangio finocchi. È che sono veloci da fare e li mangio pure sconditi, quindi il pranzo più veloce da preparare la mattina. Poi come frutta ho il mandarancio, che mi piace tantissimo, e un tam tam di dolce. Questo è il pranzo, poi studio un pochettino, un'oretta, adesso sono le 12:30, quindi fino più o meno le 2 studio e poi vado a lavorare. Quindi ora mi metto a studiare, finisco di mangiare, studio e poi vado a lavoro. E noi ci vediamo il prossimo giorno. Non so se vloggerò direttamente domani, perché non so domani cosa faremo. Oggi siamo pronti per registrare il livello 1 dell'audizione, quindi vi porto con me in tutto quello che preparo. Una delle cose che ci servirà è il barile. Adesso vi faccio vedere tutto il resto del materiale. Allora, materiale pronto: piattaforma, telo, coni, barile, tondino. Allora, prima lo giro un po' alla corda, sempre passo trotto e galoppo per una bella mezz'ora, anche 45 minuti, e poi lo lascio libero un attimo, così ci connettiamo un pochettino in liberty, e poi dovrei essere pronta per registrare. Questo è il mio piano, vediamo se tutto va come deve andare. Ok, trotto alla prima mano, molto tranquillo, per 5 minuti, bravo. Distensione solo se c'è un buon movimento, se no non ha senso. Poi lui fa quello che si sente adesso, perché è freddo. Altri 5 minuti buoni di qua, con una mano non sono molto pratica. Bravo. Adesso da libero fa un po' di passo, poi chiediamo un po' di transizioni in modo da connetterci bene anche con l'energia, e poi direi che siamo pronti. L'importante è che in questa sessione di liberty ci colleghiamo bene. Vi faccio vedere qualche transizione da libero. Io cerco di stare più ferma possibile al centro. Tra. Tra. Bravo. Bello. E galop. Galop. Bravo. Allora, eccomi qui per terminare questo vlog. Dico giusto due cose per raccontarvi un pochettino come sta andando questo periodo. Alla fine l'esame che avete visto stavo preparando in questo vlog, purtroppo non sono riuscita a darlo, ho preferito rimandare, non è una cosa bellissima da fare e non mi capita spesso. Però purtroppo devo ammettere che non mi sono organizzata alla perfezione durante questa sessione. Era la prima sessione di esami con cavallo tutti i giorni, lavoro tutti i giorni e appunto studio, quindi
ci sta che sia stata più impegnativa rispetto a tutte le altre, però siccome spesso mi chiedete come fai a organizzare cavallo studio lavoro, in realtà non c'è un modo preciso, non c'è una regola precisa, dovete semplicemente cercare di incastrare i tempi e gli impegni il meglio possibile, cercare di sfruttare tutte le 24 ore della giornata, cercando di lasciare sempre anche un po' per riposare. Appunto, vi dicevo che ho fatto un po' di fatica, quindi ho preferito rimandare l'ultimo esame. Poi ho fatto veramente fatica anche a registrare video, questo vlog l'ho preparato, è un po' tutto sconfusionato e non l'ho finito, quindi ora lo sto concludendo. E insomma, perdonatemi per questo periodo un po' pieno, però veramente mi sono trovata tipo da gestire tutto all'ultimo e quindi mi sono dovuta un attimo riassestare. Adesso ricominciano le lezioni, quindi cercherò di organizzarmi un pochettino più per tempo per la prossima sessione, anche perché dovrebbe essere l'ultima prima della laurea, quindi speriamo. E durante questi mesi, sistemo un po' il telefono, durante questi mesi dovrò anche fare i livelli Parelli che avete visto nelle clip precedenti. Mi sto preparando per inviare il primo livello. Ovviamente non potrete vedere il video dell'audizione prima che lo correggano, ho messo qualche spezzone, vi ho messo il materiale che utilizzo, vi ho messo alcuni degli esercizi, però non vi posso far vedere proprio tutto. Sappiate che comunque queste erano alcune delle prove definitive, quelle che avete visto nelle clip precedenti. Registrerò ancora qualche video, insomma, prima di mandare l'audizione e poi invierò la definitiva. Fatemi sapere se volete un video dedicato ai video Parelli, alle audizioni Parelli, su come funziona, quali sono i livelli, come si fa, eccetera, perché mi farebbe molto piacere parlarvi anche di questi aspetti. Quindi io inizio a buttarvi lì il fatto che sto preparando i livelli Parelli, noi siamo a livello 1, i livelli totali sono 4. E niente, insomma, questo è tutto quello che è successo nell'ultimo periodo. Ora vi lascio e vi prometto che entro la fine della settimana o l'inizio della prossima caricherò un nuovo vlog e poi pian piano riuscirò a tornare attiva anche con i video in maniera regolare. Però intanto questo è quello che sta succedendo in questo periodo. Fatemi sapere qui nei commenti invece come sta andando la vostra routine, come la vostra routine di questo periodo, se andate a scuola, se andate all'università, come sta andando la sessione. Fatemi sapere tutto nei commenti. Io vi mando un grande bacio, mi raccomando iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i social network e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!